Rassegna stampa di oggi, 22 febbraio 2018. Questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. INPS nel 2017 contratti stabili calati di 117.000 unità, su 537.000 i precari addirittura. E sale del 120% il lavoro a chiamata. L'incidenza dei contratti a tempo indeterminato sul totale si è fermato al 23,2%. Ben 4,8 milioni le assunzioni a termine, ma le cessazioni sono aumentate del 25%. E i rapporti ex interinali, che nel 2016 erano stati 199.000, hanno toccato quota 438.000. Le domande di disoccupazione sono state quasi 2 milioni, in salita del 3,3%. Torino, esposto di Mattiello del PD ai PM. Sciogliere Casa Pound e Forza Nuova. Tentano di riorganizzare il partito fascista. Il deputato del Partito Democratico ha consegnato la denuncia al procuratore di Torino, Armando Spataro. Sollecitare l'intervento della magistratura è anche un modo per tenere il conflitto nell'alveo del diritto, oltre che del dibattito pubblico, e arginare le derive violente, appunto. Clima teso nel capoluogo piemontese, dove è atteso Simone Di Stefano, il leader di Casa Pound. Trenord, il report dell'Agenzia per la sicurezza nell'ottobre 2017 ha descritto non rispettata la manutenzione. A svelare il documento dell'ente preposto a controllare che le società ferroviarie rispettino le procedure di sicurezza è Business Insider, che racconta come in quello stesso periodo un treno della linea Cremona-Treviglio sia stato mandato in manutenzione a causa di alcune anomalie alle ruote. Quella linea ha molte fermate in comune con il convoglio 10.452, c'è cioè il Treviglio-Milano, cioè quello deragliato a Pioltello il 25 gennaio scorso, provocando la morte di tre passeggeri. Salento, TAP offre master gratuito in promozione turistica a Londra per i giovani pugliesi ed Emiliano dice che è inaccettabile. Tanti soldi quelli che la multinazionale svizzera sta stanziando per formare gli studenti salentini e per finanziare le associazioni. Un'operazione vergognosa, secondo il governatore pugliese, ma nessuno frena più l'azienda. Si prepara il ricorso contro la Banca Europea degli investimenti. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.